annunciare la Pasqua e lanciare un piccolo ma importante messaggio di pace e solidarietà. Questo l'intento del concerto dello Stabat Mater di Luigi Boccherini, eseguito nella sua versione originale, quella del 1781, per soprano, in scena nella stupenda cornice della centralissima chiesa della Santissima Annunziata a Sulmona. Voluto dal vescovo di Sulmona Valva, Monsignor Michele Fusco, e organizzato dalla diocesi di Sulmona Valva, con il sostegno e la collaborazione del Lions International Club della città ovidiana e dell'associazione Futile Utile. Protagonisti della performance musicale, la limpida voce del soprano Chiara Tarquini, il primo violino Giulia De Marco, il secondo violino Viola D'Ambrosio, la viola di Violetta Stancu, il violoncello di Federico Orlando e il contrabbasso di Bruno Graziosi. Un evento davvero molto partecipato e molto sentito anche da parte della cittadinanza, che ha accolto bene questa nostra rappresentazione dell'opera sacra Stabat Mater di Luigi Boccherini, di rara esecuzione in quanto abbiamo scelto di appunto portare in musica la versione originale scritta per soprano solista del 1781. È da dire che lo Stabat Mater di Luigi Boccherini viene tradizionalmente eseguito nella versione del 1800, che è quella definitiva, scritta per più voci di soprano, contralto e tenore. Reperire in giro per l'Italia e non solo la versione originale per soprano solista e quintetto d'archi è una cosa piuttosto di rara esecuzione. Noi siamo molto orgogliosi di questo progetto musicale, che è stato sì molto impegnativo ma anche molto soddisfacente, che ha visto la sua premiere oggi qui a Sulmona. Lo ripeteremo sabato prossimo a Celano nella chiesa Madonna delle Grazie. Una emozione particolare esibirsi in questa location. Assolutamente, tra l'altro sono vissuta per ben 13 anni nella splendida città di Sulmona, tornare qui per me è sempre una grande emozione, significa sentirsi a casa. Voglio ringraziare per aver accolto il mio progetto e questa mia idea musicale, non soltanto Monsignor Michele Fusco, ma anche l'associazione Futile Utile, presieduta dal presidente, dal giornalista Ennio Bellucci. Un concerto molto molto bello, che ci appassiona, ma soprattutto ci prepara la Pasqua. Dove c'è un Cristo che soffre, lì c'è Maria, Stabat Mater, dolorosa, lì sotto la croce Maria è con noi in tutte le sofferenze, in tutte le difficoltà. E allora è l'occasione per augurare a coloro che con noi camminano verso la Pasqua una Santa Pasqua, un buon cammino. Ci separano ancora una settimana per la Domenica delle Palme, un buon cammino verso la Pasqua.